Allora, dicevamo, riprendiamo la seconda parte del nostro laboratorio, iniziando a focalizzare un po' una serie di argomenti che sono alla base, diciamo, di questo modulo. Quindi abbiamo parlato di materiali avanzati per le industrie creative. Quello che vedrete adesso è sostanzialmente un percorso. È un percorso che è fondamentale capire per poter poi iniziare a lavorare all'interno di questo percorso. Ovvero, tutti noi abbiamo in qualche modo interesse nel settore appunto dei materiali avanzati e nelle industrie creative. Dobbiamo capire di che stiamo parlando e come questi due settori, come vi riporta la scheda sintetica appunto di Laboratorio BioDesArt, come questi due appunto mondi devono iniziare a dialogare e a comunicare. Per il semplice fatto che questo è appunto la cosa più importante che è alla base di questo modulo, è che l'Unione Europea, appunto con i vari direttorati generali, imprese e industrie in particolare, ha insistito sul fatto che non ci può essere innovazione di prodotto, sostanzialmente, se non c'è innovazione del materiale. Quindi tutto quello che noi andremo a fare potrà avere sia un'innovazione puramente formale, o se un'innovazione è puramente di carattere di interazione, o se un'innovazione puramente appunto ridotta comunque a determinati ambiti, senza che dal punto di vista materico ci siano dei contributi importanti in termini appunto di avanzamento della capacità di questo materiale appunto di avere delle prestazioni, di avere una sua capacità ambientale, di avere appunto una sua consistenza nuova rispetto comunque a quello che è il panorama, e in questo posso inserire anche le peculiarità, che possono essere le peculiarità locali, la capacità, la disponibilità del materiale stesso e come questo materiale viene naturalmente processato. Quindi ad oggi si parla sia di progettazione di prodotti ma anche di progettazione di materiali, e non è in questo naturalmente sia l'università ma anche appunto gli altri moduli che seguiranno appunto vi trasferiranno delle informazioni assolutamente importanti. Quindi quello che mi piace raccontare, proprio per il mio modo un po' di discutere all'interno dei laboratori, è questo. Cerchiamo di capire lo scenario. Dallo scenario cerchiamo di classificare quelli che sono gli ambiti di intervento e cerchiamo di capire vari percorsi per poi arrivare alla struttura di un modello, che però deve essere un modello che possibilmente deve essere un modello partecipato che nasce all'interno di questo laboratorio. Questo appunto era il nostro percorso, perché mi piace sempre inquadrarlo non per quella introduzione, per quella premessa che vi ho fatto sulla mia, diciamo, visione molto molto europea delle cose e la mia diciamo predilezione per questo approccio. Perché comunque ad oggi la maggior parte della programmazione comunitaria si baserà appunto su una serie di input, di direzioni, di strategie che riguardano proprio questo, materiali avanzati e industrie creative. In tutto ciò appunto bisognerà capire come far collaborare questi modelli, evitando quella forma appunto individualista di intervento o quel rapporto del porta a porta, del bussare, dove chi sviluppa un materiale avanzato non sa poi come applicarlo e dove applicarlo, e chi invece ha delle capacità progettuali spinte, forti, appunto molto forti, a volte è alla ricerca di materioteche, di materiali avanzati da utilizzare. E questo perché? Secondo voi perché succede questa cosa? Perché fondamentalmente il percorso di innovazione non è stato condiviso, e se il percorso non si condivide, sicuramente avremo dei grandi designer che però hanno un potenziale non sfruttato, e avremo dei grandi ricercatori che fanno dei materiali che però restano tali e che non hanno applicazioni industriali. Guardate, una delle problematiche principali che hanno le università o i centri di ricerca, siano essi pubblici o privati, è che ogni volta che si sviluppa un materiale che ha delle potenzialità enormi, in Italia sto dicendo, perché poi sono modelli che cambiano a seconda naturalmente dei contesti, ogni volta che si sviluppano materiali con potenzialità enormi, questi materiali o per ragioni di costo, o per ragioni di processo, o per inapplicabilità, perché ogni materiale poi va testato nel suo campo di intervento. Allora, se io devo lavorare nel settore dei giochi, o devo lavorare nel settore medicale, o devo lavorare in altri settori, io devo conoscere in partenza quelle che naturalmente sono i prerequisiti, le certificazioni, la necessità appunto di avere un materiale testato o altro. Non posso permettermi un approccio appunto top down dove dico: guarda, questo materiale è splendido, fanne quello che vuoi, perché non le farebbe comunque se non c'è stato un approccio partecipato, o se l'input non è partito prima da chi inquadra naturalmente un argomento, da chi cerca un materiale avanzato e dal perché cerca questo materiale avanzato. Creative Industries è una delle
delle parole più utilizzate nell'ultimo periodo. Perché utilizzate nell'ultimo periodo? Un po' perché chi ha concepito questo laboratorio, o comunque chi vuole, diciamo, cercare di riprendere, appunto, di far ripartire l'economia italiana, vuole farla ripartire da questo. Le eccellenze del Made in Italy riconosciute sono sempre quelle delle industrie creative, quindi questo non significa che l'Italia fa solamente questo, ma è quello che sa fare meglio, e su questo naturalmente continuiamo a dare risposte a livello mondiale, e guai a noi se disperdessimo questo patrimonio, perché ve lo posso garantire, abbiamo una capacità di concettualizzare, di progettare e di portare, diciamo, il gusto all'interno dei prodotti industriali senza eguali. Ci sono tanti approcci diversi, ma quello italiano è sicuramente un approccio che ha una sua identità ben precisa ed una qualità ben precisa nelle cose che vengono fatte. E c'era un detto bellissimo che riguardava proprio ad esempio le culture cinesi, no? Gli italiani hanno un approccio al dettaglio che in pochissimi hanno a livello appunto di cultura del design e cultura della produzione industriale. Il dettaglio è sempre alla base del successo, perché il dettaglio già è di suo un sinonimo di qualità. Noi tutto quello che abbiamo fatto, sia essa arte rinascimentale, sia essa arte successiva, sia essa arte contemporanea, approccio al design, è tutto basato sul dettaglio, cioè non sulla massa dell'oggetto, sulla sua presenza, ma sul fatto appunto di affinare il tutto a quella capacità di ottenere in un piccolo elemento, in un componente, in una peculiarità, tutto il gusto e tutta la bellezza che possiamo comunque ottenere dalla produzione industriale. Quello che si diceva è che ad esempio nella cultura cinese della produzione industriale ad oggi manca una cultura del dettaglio, e quindi alcuni imprenditori italiani sorridevano dicendo: per fortuna che i cinesi non hanno questa cultura, altrimenti saremmo veramente spacciati. Ad oggi ci salviamo proprio per questo, perché loro, ad esempio, mi ricordo, questo è un esempio fantastico, una doccia che cambiava, appunto, il colore dell'acqua cambiava sulla base della temperatura, quindi io non percepivo più diciamo la temperatura della doccia sulla base appunto del termostato, ma sulla base del colore dell'acqua, quindi l'acqua che naturalmente aveva questa colorazione azzurra, colorazione un po' più rossiccia, fino a diventare appunto un colore rosso intenso quando superava determinate appunto temperature. Il problema è che l'innovazione era bellissima, brevettata, un progetto eccellente. Il problema è che loro avevano fatto un accrocchio, ma di una bruttezza tale che nessuno in una doccia avrebbe mai messo. Quindi loro avevano dato priorità a questo discorso, alla funzione, alla illuminazione, ma per il resto nessun europeo medio avrebbe mai messo questo accrocchio in una doccia, perché era davvero improponibile, sia come contestualizzazione ma anche come bellezza. Non hanno neanche lavorato per dire: sono sulla ricerca del dettaglio, sullo studio di come questa sorgente, questa cosa venga generata, niente, era solamente messa lì, e quindi un'idea potenzialmente eccellente per mancanza di design fondamentalmente crollata. Quali sono appunto le industrie creative? Le industrie creative vengono classificate dal libro verde Unlocking the Potential of Cultural Creative Industries, sostanzialmente. Quindi unlocking, quindi sostanzialmente sbloccare appunto quello che è il potenziale culturale appunto delle industrie creative. Ogni progetto di innovazione ha sempre una dimensione culturale alle spalle. Qualsiasi cosa appunto che abbia a che fare con l'approccio ingegneristico, con l'approccio inventivo, se ha un approccio culturale alle spalle è vincente anche sul mercato, se non ce l'ha è difficilissimo, perché l'approccio culturale riguarda anche lo studio naturalmente di quello che non è lo studio del mercato, non è il marketing, è lo studio appunto dell'approccio, dell'introduzione di un progetto all'interno di un contesto. Quindi sostanzialmente quali sono le industrie linkate, quindi connesse naturalmente alla appunto ai settori manifatturieri, e sono architettura, automotive, arti, artigianato, supporti appunto alle diciamo industrie culturali, decorazione, moda, arredamento, illuminazione, materiali per l'interior design, gioielleria, il luxury in genere, media supports, quindi fondamentalmente editoria, sport and toys. Tutte queste sono industrie creative. Immaginate che qui l'Italia si gioca una buona fetta della sua capacità produttiva. Immaginate quanto ad oggi alcuni contesti produttivi, ad esempio Treviso e Vicenza, che fino a pochi anni fa c'era questo dato, no?
che era lampante di come l'Italia potesse essere, noi dobbiamo sempre dire le cose belle degli altri, noi dobbiamo fare un po' come i leghisti che fanno le cose al contrario, cioè se loro sono stati bravi bisogna fare tanto di cappello a queste persone. Vicenza e Treviso da sole hanno sviluppato una cultura imprenditoriale tale da garantire un export alle due province pari a quello di due stati, cioè Vicenza e Treviso esportavano quanto? Portogallo e Grecia, messe insieme. Quindi immaginate due province come dimensioni che non sono comparabili a quelle delle dimensioni di questi due stati, da sole riuscivano a lavorare in quasi tutti questi settori, forse in settore automotive, ma componenti per gli automotive sì. E loro hanno sviluppato il fashion industriale, hanno sviluppato tutte le attrezzature sportive che conosciamo per gli sci, per biciclette o altro, partono tutte da lì. Hanno sviluppato tutte le attrezzature per il tempo libero, hanno sviluppato il settore dell'illuminazione, hanno aziende d'eccellenza, Magis, eccetera, le varie Invicta, le varie Nordica, le varie, cioè tutto parte da lì, settore elettrodomestico, parliamo comunque del settore comunque Benetton, eccetera, eccetera, tutto nasce da lì. Se voi andate a vedere tutte le imprese che nascono, che vengono concepite, diesel, eccetera, eccetera, che vengono concepite in queste due province, rimanete sbalorditi. Aziende che nascono come poco e che hanno una capacità di fare impresa e stratosferica. Definizione degli advanced materials. Noi dovremmo arrivare a quei livelli, ma non perché dobbiamo industrializzare il nostro territorio a tal punto da poi subirne le conseguenze. Dobbiamo fare un'introduzione intelligente del fare impresa attraverso piccole imprese, perché fare bei prodotti e sostenibili non deve essere un motivo di paura o di altro, ma è quello che riguarderà sempre la nostra cultura materiale. Io dico sempre una cosa, possiamo digitalizzarci quanto vogliamo, possiamo virtualizzarci quanto vogliamo, ma le vere sfide che bisogna affrontare, sulle quali si genereranno posti di lavoro, sono quelle di come e quanto saremo sommersi da qui a pochi anni di quel patrimonio appunto di materiali che purtroppo adesso sembra non servano più a nessuno. Se voi vedete, per dire, nell'Oceano Pacifico queste enormi chiazze di bottiglie di plastica che navigano, che fluttuano così e che a poco diventeranno sempre più grandi e che non si sa in quali porti arriveranno, vi fanno capire la dimensione drammatica della cosa. Quindi se voi avete un approccio un po' più materico e meno virtuale alle cose, sono delle sfide che riguardano tutti e che, ripeto, genereranno anche posti di lavoro. Advanced materials. Gli advanced materials, appunto, è very broad, quindi fondamentalmente è un panorama molto ampio, appunto, e non ben definito certe volte. Sostanzialmente si parla di metalli avanzati, si parla appunto di polimeri sintetici avanzati, ceramici avanzati, nuovi compositi e poi advanced bio-based polymers, quindi fondamentalmente appunto i polimeri bio-based. C'è un'altra definizione degli advanced materials. I materiali avanzati quali sono? Sono sostanzialmente quelli utilizzati nelle applicazioni high-tech. E guardate un po' che cosa riporta questa definizione, utilizzati solitamente per ottenere prestazioni importanti, appunto per le massime prestazioni, ma sono sostanzialmente molto costosi. Ogni volta che pensiamo ai materiali avanzati, chissà perché, andiamo subito nell'aerospazio, no? Perché comunque lì abbiamo più capacità di spesa e quindi più possibilità e più necessità di avere materiali altamente performanti. Però per quello che è il flusso delle generazioni e della distribuzione dei materiali, sapete benissimo che laddove un materiale si sviluppa per l'aerospazio o si sviluppa per l'industria bellica, nel giro di qualche anno poi diventa di pubblico dominio nei prodotti appunto di largo consumo. Ed è un'altra delle contraddizioni eccellenti. Che cosa significa questo? Che ci sono investimenti pubblici e privati che continuano a arrivare a dei settori che sono assolutamente contraddittori o comunque contestabili. Cioè se l'industria bellica ad oggi, per dire, mi porta delle innovazioni nello studio dei materiali, nelle applicazioni, significa che qualcuno sta finanziando queste cose. E poi, di conseguenza, una volta che le ho introdotte nell'industria bellica, quindi nelle applicazioni belliche, nel giro di qualche anno poi me le ritrovo appunto vendute come brevetti, come sfruttamento di licenza o altro in altri settori. Sono assurdità del nostro tempo, ma che continuano ad esistere. C'è poi appunto una definizione, una terza definizione appunto dei materiali avanzati, che sostanzialmente, guardate un po', riguarda un approccio anche un po' pessimistico da parte di Horizon, nel senso che Horizon 2020, questa mega programmazione di 80 miliardi messa a disposizione per la ricerca e sviluppo a livello comunitario, dice che noi, prima di arrivare alla, vedete, al long term, quindi allo sviluppo di materiali sostitutivi di quelli esistenti,
avremo comunque bisogno di lavorare nel breve e nel medio termine, appunto, o sul design for recycling o sul appunto, potenziamento appunto, di queste capacità di sviluppo di tecnologie del riciclo. Quindi a livello di CAT, così definite che vedremo dopo, quindi Key Enabled Technologies, noi ad oggi non possiamo immaginare da qui alla chiusura del settennio. Sapete che i cicli programmatici non lavorano per settenni, noi abbiamo appena chiuso quello 2007-2013, adesso partiremo, siamo già partiti con il 2014-2020. Gli stessi ideatori del programma Horizon 2020 non immaginano che da qui a 7 anni noi riusciremo a sostituire la maggior parte dei materiali utilizzati nell'industria del largo consumo con appunto quelli ad oggi utilizzati, quindi con i materiali tradizionali. Quindi potremo ancora continuare a stampare le plastiche tradizionali, potremo utilizzare i metalli tradizionali, potremo utilizzare appunto i legni, i ceramici, eccetera, eccetera, che siano ancora tradizionali, nel senso che sarà ancora il grosso appunto della produzione a utilizzare questi materiali. Solo dopo questo settennio, molto probabilmente, si potrà avere un cambiamento radicale anche nell'introduzione di questi materiali. Quindi adesso si insiste sul fatto che bisogna lavorare ancora sullo sviluppo di tecnologie per il riciclo, da una parte, sul breve termine, che è più importante perché è più strategico, e successivamente nel medio termine sul appunto design for recycling, come progettare finalizzati, funzionali al riciclo di questi materiali, e vedremo dopo il modello. Un'altra cosa che mi piace trasferire sempre agli studenti, agli interlocutori, nei convegni, nei meeting, e naturalmente riguardano le nostre professioni. Impariamo a mappare le cose. Più mappiamo, più siamo bravi a trasferire le nostre cose. E negli Stati Uniti sono all'avanguardia da questo punto di vista. La mappatura è un'attività molto semplice, ma di immediata comprensione. Questo è un futurista, non so se Michel è giusto comunque chiamarlo così, comunque Zappa, che appunto lui si identifica come futurista, technology advisor e cittadino globale. Molto carina come, diciamo, autodefinizione, no? Perché comunque ognuno di noi, se ti va bene, si presenta con il titolo, si presenta con il ruolo, lui invece si presenta a livello comunque mondiale come futurista e cittadino globale, perché sa benissimo che le sfide comunque di chi fa envisioning del futuro sono di questo tipo. Guardate un po', nel 2011 non si legge praticamente nulla, però abbiamo sostanzialmente alcuni settori, alcuni scenari dove Zappa aveva individuato quelle che erano gli interventi appunto di queste, di quello appunto che sarebbe stato l'immediato futuro, il futuro vicino, ovvero internet, che sarebbe questa zona qui, robotica, che sarebbe in alto a sinistra, biotech, che sarebbe quella quasi al centro in alto, materiali, che è quella che naturalmente andremo ad esplodere, intelligenza artificiale, spazio, energia, e poi praticamente hardware e software, che sarebbe la zona in basso, e media, questa gialla. Questi sono tutti gli scenari che riguarderanno il prossimo futuro. Il mondo, noi, dobbiamo interrogarci su dove vogliamo collocarci. Che cosa potremmo dire in questo scenario che sarà sempre più difficile per gli studenti? Ragazzi, attenzione, se prima gli studenti potevano dirla loro perché si laureavano, adesso gli studenti non basta più laurearsi, perché se uno si laurea deve specializzarsi a tal punto da poter essere in grado di dire qualcosa agli altri e di poter, questo non per essere pessimisti, io sono sempre tendenzialmente un ottimista, però ad oggi non basta più la preparazione universitaria. Prima, se negli anni 60 e 70 nel 70 con una laurea potevi dirla tua, potevi comunque iniziare a lavorare, avevi anche per dire un titolo riconosciuto, facciamo anche attenzione a questa cosa, no? Adesso c'è una sorta di devastazione anche della preparazione, della cultura, del titolo, che ti porta a pensare che l'unica cosa che puoi veramente spenderti è una specializzazione. Io sono ferrato in questo, non sono più un tuttologo, non posso essere un ingegnere che firma progetti di tutto, ingegnere industriale, di case, di impianti, eccetera, come succedeva prima, ma adesso mi sto specializzando in questo, e in questo voglio dire la mia. E questi sono i settori sui quali sicuramente nel prossimo futuro le industrie, appunto anche le creative, dovranno comunque dare delle risposte importanti, perché tutto si dematerializzerà per essere in ogni dove, questo dicono i futuristi. Cioè avremo sempre meno necessità di materiali in termini quantitativi, perché comunque avremo appunto una riduzione all'osso comunque degli interventi per poter fare le nostre cose, ma allo stesso tempo
dovranno essere di una intelligenza tale che dovranno essere studiati da profili come i vostri o di chi segue questi laboratori. Per quanto riguarda i materiali, che cosa immagina questo Zappa? Che detta così non è il massimo, infatti spero di non ripeterla questa cosa. Che cosa immagina il futurista? Immagina sostanzialmente che i materiali appunto del futuro prossimo saranno materiali caratterizzati da materia programmabile, nanofili, nanotubi in carbonio, assemblatori di molecole, biomateriali, metamateriali, autoriparanti, memory stock, SERMETS, se non so se è la pronuncia esatta, print on demand e poi 3D printing, quindi sostanzialmente prototipazione rapida e stampanti 3D. Di tutti questi alcuni non li conoscevo prima di questa lezione, quindi mi sono andato un po' naturalmente a informare, e quelli che non conoscevo erano sostanzialmente i metamateriali, memory store, e i SERMETS. Quindi metamateriali sono sostanzialmente dei materiali creati artificialmente con proprietà elettromagnetiche, che però sono caratterizzati dal fatto appunto che le loro caratteristiche non dipendono tanto dalla struttura molecolare quanto dalla geometria. Ecco perché l'intervento anche appunto progettuale è fondamentale anche nella progettazione di questi materiali. E i SERMET sono materiali composti appunto metallo-ceramici, che vengono utilizzati molto nei collettori, o verranno utilizzati molto nei collettori solari a concentrazione. E poi Memory Store Materials è un concetto molto vicino appunto a quello che vuole fare BioDesArt sostanzialmente, ovvero quello di andare a studiare attraverso dei materiali progettati, appunto sviluppando appunto dei sistemi bioispirati, che diano la possibilità di avere delle reazioni chimiche e dei campioni biologici che sviluppano sostanzialmente delle sinapsi. Quindi il materiale appunto ha una sua intelligenza tipica appunto della natura, però viene appunto progettato artificialmente proprio affinché appunto queste reazioni possano avvenire all'interno del materiale, e si chiamano Memory Store Materials sostanzialmente, se volete documentarvi ulteriormente. Che cosa fa il contesto regionale in tal senso? In contesto regionale, che è un contesto vivace, intelligente e che ha dato delle direzioni, non perché il laboratorio dal basso è finanziato dalla regione Puglia, ma perché comunque è quello che è accaduto. Cioè la Puglia si sta imponendo da questo punto di vista come visione organica, come visione complessiva delle cose, anche nel settore dell'innovazione, della ricerca e sviluppo. Sostanzialmente ha sviluppato un quadro di quelle che sono le Key Enable Technologies. Voi ne sentirete sempre più parlare. Cioè se io devo fare un intervento, se io devo progettare qualcosa, se io devo intervenire con una proposta, almeno che questa proposta venga ad essere matchata con una delle Key Enable Technologies, ovvero quelle che ad oggi, come viene riportato nella definizione, sono tecnologie ad alta intensità di conoscenza associate ad elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi e a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Adesso andremo a vedere qualche elenco di Key Enable Technologies. Rendono possibile l'innovazione, questo sostanzialmente l'enabling, è la possibilità di rendere possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi. Quindi se utilizzo questa tecnologia posso innovare un determinato prodotto, un determinato servizio, e appunto in tutti i settori economici. Che cosa ha fatto sostanzialmente l'ARTI, appunto l'agenzia regionale pugliese? Li ha classificati attraverso un progetto partecipato, quindi chiedendo a tutti i maggiori soggetti universitari, centri di ricerca e altro, di individuare quelle che a loro avviso fossero appunto le Key Enable Technologies, che sono raggruppate in micro e nanoelettronica, nanotecnologie, biotecnologie, naturalmente materiali avanzati, argomento del nostro laboratorio, produzioni e trasformazioni avanzate. Andiamo a vedere quali sono quelle ipotizzate nel settore appunto dei materiali avanzati. Tecnologie per materiali avanzati, funzionali, multifunzionali, strutturali e intelligenti. Queste sono tutte parole chiave. I materiali funzionali poi li vedremo, materiali strutturali e materiali intelligenti. Quindi naturalmente materiali che hanno, diciamo, delle capacità di poter comunque rispondere a più riprese a seconda naturalmente del loro contesto di utilizzo. Tecnologie per lo sviluppo di materiali ad uso medico. Nel settore medicale c'è una fortissima impronta di innovazione
perché per ovvie ragioni, perché comunque ha a che fare diretto naturalmente con l'uomo, la biocompatibilità, lo studio di materiali che possono essere impiantabili, lo studio di materiali che possono sostituire o intervenire naturalmente in determinati processi di recupero, di riabilitazione. È una frontiera che forse rispetto alle altre può avere più possibilità di placement per chi studia o per chi interviene in questi settori. Anche perché le aziende, purtroppo, diciamo, sia nel settore medicale che nel settore farmaceutico, sono delle aziende che hanno, diciamo, delle lobby e delle caste assolutamente ad oggi inscalfibili, e quindi dettano legge e possono anche permettersi grossi investimenti. Tecnologie per lo sviluppo di materiali per applicazioni elettroniche, ottiche e magnetiche. Tecnologie connesse ai materiali per l'industria sostenibile, che è una di quelle cose che ci sta più a cuore, ma che dovremmo capire come si fa poi sostanzialmente, volte a facilitare la produzione appunto a basse emissioni di carbonio, risparmio energetico, intensificazione dei processi, riciclaggio, disinquinamento e utilizzo di materiali appunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione. Tutte cose sulle quali noi dovremmo interrogarci per primi, cioè quali sono ad oggi i nostri residui in un contesto regionale. Che cosa dovremmo ricostruire e che cosa dovremmo recuperare per farne materia prima lavorabile. Cioè, se noi riusciamo ad intercettare questo, e guardate che lo stanno facendo in tanti, lo stanno facendo in tanti, ma non per niente, innanzitutto per sempre meno disponibilità delle materie prime, per i costi. Prima si potevano portare con poco, adesso naturalmente uno deve acquisire, approvvigionarsi, c'è anche una competizione, prima lo chiedeva solamente il modello europeo, adesso lo chiedono tutti. Quindi se quelli me lo pagano meglio, io rischio di rimanere senza materie prime. Quindi farci le materie prime in casa, possibilmente, partendo soprattutto l'Italia, che naturalmente sapete benissimo che a livello di risorse è messa maluccio rispetto a tanti altri paesi, è sicuramente un modo per poter rispondere a determinate frontiere. E poi tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative. Ci sono poi naturalmente le ultime key enable technologies, ovvero quelle relative alle produzioni e trasformazioni avanzate, che sono in qualche modo connesse ai materiali avanzati, che naturalmente riguardano sistemi produttivi, robotica, agroalimentare, virtual prototyping, applicazioni, tecnologie digitali e al manufacturing sostanzialmente. Quali sono i fabbisogni regionali di innovazione? All'interno del bando, dell'ultimo bando sui cluster, che è quello che poi io invito a fare, nel senso che più stiamo insieme, più condividiamo, più possibilità abbiamo di essere vincenti nella vita, e sono stati individuati dei fabbisogni regionali di innovazione, ovvero che cosa ad oggi le imprese, il territorio chiedono appunto per poter innovare e in quali settori appunto intervenire. Sostanzialmente città e territori sostenibili, le nostre città su questo hanno delle potenzialità di intervento, dovrebbero essere rase al suolo, lo sapete meglio di me. Cioè, a parte, voglio dire, la valenza storica e la bellezza architettonica di alcuni centri, per il resto tutto ciò che è nato dopo non ha un'intelligenza, non ha una pianificazione, non ha una logica di servizio. Quindi, e su questo si lavorerà molto per iniziare a sviluppare delle reti di approvvigionamento di materie prime, di approvvigionamento di appunto di risorse energetiche e tante altre cose. Le nostre case sono state prese e buttate lì, senza che nessuno le mettesse in interconnessione con il resto del mondo. Guardate un po' adesso i nuovi condomini, fanno appunto delle torri verticali dove tutti, dal singolo piano, possono conferire i loro rifiuti attraverso questi mega tunnel, no? Che partono dall'alto, arrivano nelle cantine, e dove poi ci sono già degli impianti, dei mini impianti per la frammentazione, la macinazione e l'ottenimento di materia prima che non ha i volumi di ingombro di un rifiuto tradizionale. Quindi concepire la dimensione del futuro significa portare il servizio già all'interno dell'ambiente domestico. Quindi se io so che al packaging non darò risposte da tipo progettuale, almeno concepisco la rete di recupero e di riciclo delle materie differenziabili direttamente dalle mie abitazioni, perché sono tutte logiche che sono nate dopo che il problema si è reso evidente, perché prima si dava occupazione, si dava industria, si dava benessere producendo. Adesso purtroppo forse si darà molta più occupazione cercando di rispondere appunto a queste emergenze ambientali e rispondendo in maniera intelligente. Quindi i materiali avanzati deriveranno anche da una buona capacità di approvvigionamento di queste cose.
Energia sostenibile, che naturalmente conoscete benissimo e che comunque è inutile, sulla quale è inutile approfondire, industrie creative, quei materiali che dal punto di vista funzionale, dal punto di vista strutturale e dal punto, come abbiamo detto prima, possano rispondere a delle esigenze che ad oggi non sono note, sono latenti. Cioè noi abbiamo dei materiali che dialogano pochissimo con gli utenti. Gli scenari futuri saranno dei materiali che vengono concepiti, prodotti, per tutti i discorsi che abbiamo detto prima, utilizzando appunto materie prime disponibili, materie prime riciclate, eccetera, eccetera, oppure materiali talmente intelligenti e capaci di interagire appunto con l'utente finale. E nell'interazione significa che nella loro materia, appunto intrinsecamente, hanno delle funzionalizzazioni tali da dare servizi accessori, e poi vi farò qualche esempio. Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile. Una veloce definizione appunto del design per quanto riguarda la classificazione delle attività economiche. Un'altra cosa importante che dico sempre ai miei interlocutori: classificate quello che fate, si è più forti quando si entra in un circuito. Spesso neanche gli ingegneri sanno a quale appunto classe di appartenenza rispondono, o che cos'è l'ingegneria industriale, o se comunque un servizio di ingegneria è classificato o meno nelle attività economiche dell'Istat o del NACE, appunto, che sarebbe la nomenclatura statistica delle attività economiche dell'Unione Europea. Noi lo abbiamo fatto per il design perché sostanzialmente c'è una classificazione dedicata, specialistica. C'è un'associazione europea, che è l'Associazione Europea appunto delle Industrie Creative, stabilita nel 2012, che è fortemente naturalmente sostenuta dall'Unione Europea e che porterà appunto una serie anche di progetti di programmazione nel futuro. Perché parliamo di industrie creative all'interno del laboratorio Dal Basso e Via des Arts? Perché sostanzialmente, innanzitutto, le industrie creative da chi sono fatte? Abbiamo detto prima, da piccole e medie industrie. E sostanzialmente la dimensione è quasi sempre di micro, appunto, più che piccole. E soprattutto anche da freelance, quindi da persone che hanno una capacità creativa, che costituiscono piccole società o che comunque fanno i professionisti e che intervengono all'interno delle imprese con le loro idee. Ultimamente sto sentendo tante imprese pugliesi che dicono: io mi ero fermato se non fosse stato per qualcuno che mi ha proposto delle idee, per qualche ingegnere brillante, per qualche designer che mi ha fatto qualche proposta, io non avevo più idee di che cosa avrei potuto produrre da qui a 3 anni, sarei rimasto alle cose che facevo fino adesso. Quindi c'è una forte necessità di essere alimentati, e l'alimentazione arriva appunto da quelle industrie creative. Quindi sostanzialmente hanno naturalmente delle sfide da affrontare, hanno delle barriere esistenti che sono appunto di natura di finanziamento, di natura di competenze, di appunto protezione IPR, sono molto frammentate appunto e hanno naturalmente una diciamo dimensione molto locale appunto per mercati locali. Allo stesso tempo appunto non hanno una grande capacità appunto di competere a livello internazionale. Per questo ecco perché nasce la necessità di clusterizzare anche le industrie creative. Come potete vedere, questa è una mappatura della capacità di occupazionale delle industrie creative che si sono clusterizzate. Quindi fondamentalmente, a parte gli esempi noti e stranoti, diciamo finlandesi, tutto il sud della Finlandia che sulle industrie creative sta facendo il grosso del suo PIL, per il resto ci sono esempi molto interessanti che naturalmente in varie regioni, appunto della Baviera, naturalmente della regione di Londra, Olanda, come sempre la fa, dice la sua, detta la sua, in alcune regioni comunque, la regione di Madrid, la regione di Parigi, dove si sono clusterizzate diverse competenze e hanno creato appunto industrie creative molto importanti. Come potete vedere, i paesi dell'area mediterranea, Spagna, Grecia, al solito comunque, arrivano un po' in ritardo, no, su questi processi. Quindi sostanzialmente appunto i cluster presenti sono dal 2 al 4% nella maggior parte dell'Unione Europea, superano il 6% in quelle regioni evidenziate in verde scuro. Perché l'Unione Europea, e l'invito che faccio naturalmente a voi, qual è? Sta puntando tanto sulle industrie creative. Per la prima volta nella programmazione comunitaria si parla di industrie creative come nei bandi vengono citate espressamente, nei bandi di ricerca e sviluppo. Prima la ricerca e lo sviluppo erano cose che riguardavano sostanzialmente le aziende, cioè quelle realtà che si occupavano di ricerca per la mobilità, trasporti,
aerospazio, settori estrattivi, produzioni manifatturiere o altro. Le industrie creative invece negli anni rispondevano molto di più appunto al PIL europeo, ma venivano ignorate da questo perché erano sempre pensate come realtà che dovevano applicare, che dovevano appunto fare solo lo sviluppo, e nello sviluppo non c'è componente di ricerca nella dimensione di chi ha concepito queste cose. Qual è la differenza principale? Lo dico a voi, lo chiedo a voi se qualcuno lo sa, se no appunto continuo a parlare io. La ricerca ha una sua dimensione di incertezza, quindi se io faccio ricerca può darsi che non arrivo anche da nessuna parte. L'industria creativa, se io dico devo disegnare un nuovo microfono, so come lo disegnerò, arriverò ad un risultato, è un'attività tipica appunto di sviluppo, non c'è una componente di ricerca. Ma se io dico che questo microfono deve autosospendersi in aria perché magari deve comunque arrivare ad una determinata altezza, si deve regolare sulla base dell'altezza dello speaker, io non so se questa cosa la potrò fare. Ecco, quello me la finanziava l'Unione Europea prima. Il fatto di dare una forma a questo oggetto non era più un'attività di ricerca, perché questo riguardava una dimensione secondaria molto più certa, dove comunque sapevamo, avevamo certezza del risultato. Questo è cambiato, nel senso che adesso il processo di sviluppo viene anche finanziato perché è parte integrante, perché a volte la ricerca non viene sfruttata nel suo pieno potenziale. Quindi, come potete vedere, guardate un po' che dati portano le industrie creative. Circa il 3,3% del appunto prodotto interno lordo sostanzialmente dell'Unione Europea, ed sono state le industrie che hanno risposto con una resilienza tale alla crisi in maniera appunto eccellente. Quindi fondamentalmente hanno creato 6,8 milioni di posti di lavoro all'interno appunto dei paesi a 27, prima che entrasse la Croazia naturalmente, e appunto hanno anche delle previsioni ancora di conservazione, di mantenimento, perché sono delle imprese che producono prodotti tangibili e percepibili dal mercato, e quindi hanno delle responsabilità, come vi dicevo, forti, ma anche hanno questa grandissima capacità. Guardate l'impatto delle industrie creative in termini di crescita e di capacità di creare posti di lavoro. E questo dato è dal 1999 al 2007, quindi all'anno precedente, diciamo, quello che è lo storico inizio, diciamo, della crisi contemporanea. Fondamentalmente, a parte il publishing, quindi sostanzialmente l'editoria, che per ovvie ragioni doveva essere comunque un settore che doveva confrontarsi con la digitalizzazione spinta, che quindi però aveva comunque un tasso di crescita basso, ma ce l'aveva, e che impiegava circa 840.000 persone appunto nell'Unione Europea, architettura 590.000, compresa anche design, advertising, quindi pubblicità 920.000, photography e other business 51.000, audiovisual, radio, tv, eccetera, 1,5 milioni di persone che lavorano in Unione Europea, fino ad arrivare naturalmente alle attività, alle aziende sostanzialmente che si occupano di web, software consulting, che sono in crescita esponenziale, allora già in crescita di 1,6 milioni occupati. Solamente appunto questi sono gli share naturalmente di crescita. Qui le industrie creative, tutte quelle che naturalmente arrivano, come si diceva prima nella definizione, qual è il problema delle industrie creative? Che rispetto ad altre industrie, io per dire i cementi, come gli sviluppo, non è che abbiano avuto delle innovazioni tali da poter sviluppare delle miscele che nel settore delle costruzioni ad oggi sono ben diverse da quelle di 5-10 anni fa. Nell'industria creativa, una volta che ho fatto un prodotto creativo, questi hanno una loro obsolescenza di mercato elevatissima. Quindi c'è una forte necessità di rigenerazione e quindi anche una forte necessità di nuove idee. Quindi è un settore dal punto di vista della competizione sfrenato, appunto, però che ha una grande capacità di autoalimentarsi, di autorigenerarsi. Sempre nell'impatto delle industrie creative, appunto, qui c'è un dato relativo appunto al 12% di crollo appunto nel global trade, nel commercio globale, invece c'è stato appunto un incremento di 592 miliardi, circa appunto del 14% per anno dal 2002 al 2008. Quindi fondamentalmente appunto queste attività, queste non technological innovation, come venivano definite prima, sostanzialmente hanno retto benissimo e hanno dato una forte importanza appunto all'industria europea. Ad oggi
il 70% delle, questo è il cuore di quello che ci stiamo dicendo oggi, il 70% delle innovazioni tecniche sono appunto direttamente collegate all'innovazione ed appunto alle proprietà dei materiali che utilizziamo. Quindi non possiamo più pensare, qual è la sfida che adesso tocca ai cinesi, non tocca più a noi, che i cinesi hanno fatto questo utilizzando quella che era la chiusura della maturità dei processi di produzione industriale sviluppati da europei, giapponesi e statunitensi. Cioè sono arrivati a produrre, ad entrare in questi mercati, in questi ambiti, quando ormai noi avevamo già intravisto quella che era comunque questa caduta della curva, no? Sostanzialmente. Quindi ad oggi, se io continuo a fare, per dire, un oggetto con un materiale solo perché ho imparato a farlo e non ho fatto un'innovazione su quel materiale, questo non mi garantirà nel prossimo futuro gli stessi comunque risultati o gli stessi exploit che hanno avuto queste industrie, diciamo, del sud-est asiatico. Quindi fondamentalmente loro troveranno a dover sfidare il fatto che dovranno fare anche loro ricerca, dovranno ridurre i quantitativi, dovranno ridurre appunto la presenza all'interno del mercato globale e dovranno sfidarsi con noi occidentali, positivamente, dico, non lo dico come guerra globale. Però gli europei, gli statunitensi e i giapponesi che hanno dettato legge nella capacità di ricerca sui materiali, adesso dovranno comunque dire meglio di prima la loro e potranno comunque avere un vantaggio competitivo forte. Invece toccherà agli altri iniziare a capire come si fa ricerca sui materiali, perché è troppo semplice fare un portaombrelli a 20 centesimi che io poi lo vendo a 3 euro utilizzando un polipropilene che io in Italia utilizzo dall'inizio degli anni 60. Cioè, capite, questa è la dimensione. Ecco perché gli advanced materials, perché sennò dobbiamo vincere riportando un po' più là la nostra capacità. E quello che utilizziamo, quello che facciamo, è qualcosa che gli altri dovranno lavorare un po' prima di arrivarci. Perché altrimenti possiamo andare, non faccio i nomi delle aziende perché altrimenti non sarebbe corretto anche in un contesto di questo tipo, però se io devo andare a comprare, ripeto, un oggettino, il cui suo valore è solamente il fatto di essere comprato a un prezzo di acquisto interessante, che poi ha una durabilità pari a zero, una tossicità, una incapacità di essere utilizzato, una contaminazione con altre cose, non si va avanti così. Cioè, e anche per dire, chi fa queste produzioni prima o poi si troverà a doverle fronteggiare. Questo è un altro discorso importante relativo a che cosa? Guardate un po' sulle creative industries, le potenziali sinergie. Le potenziali sinergie riguardano sostanzialmente la digitalizzazione e i nuovi materiali. I nuovi materiali che iniziamo a dare degli input. I nuovi materiali appunto potrebbero, o i nuovi prodotti potrebbero comunque integrare che cosa? Sensori, elettronica flexible and wearable. La wearable electronics appunto sostanzialmente sarà una sfida, cioè come io mi vesto di servizi, di strumenti in grado di fare qualcosa. Cioè tutto ciò che adesso è protesi, tutto ciò che adesso è oggetto e che naturalmente ha un uso quotidiano ma che non è integrato direttamente con noi, a poco inizierà ad essere integrato, prima con cosa vestiamo, cosa indossiamo e poi chissà anche con la pelle stessa. Ma è inutile nascondersi, ormai ci aspetta quello, quindi c'è poco da fare. Materiali strutturali, nuovi materiali, nuovi, appunto nei processi di produzione, in nanotecnologia. Guardate un po' appunto questa matrice che riguarda che cosa? Advertising, architecture, arts, computer and video games, craft, design fashion, film and video, music, performing arts, publishing, software, radio and TV. Quindi sostanzialmente tutti questi settori delle industrie creative dovranno essere intercettati appunto da questi nuovi materiali o da queste nuove tecnologie ad essi integrate. Bridging the gap. Siamo in ritardissimo. Bridging the gap. E che cosa significa? Come ridurre praticamente questa distanza tra i materiali e le applicazioni di questi materiali. Quindi sostanzialmente c'è stato uno studio molto interessante riguardante che cosa? Come possiamo identificare queste industrie creative? Quali sono i bisogni in comune, needs in common, e come possiamo supportare appunto queste imprese nella ricerca europea? Identify creative industries, quindi sostanzialmente appunto sono quelle imprese, abbiamo detto prima, continuiamo a ribadirlo, che hanno un approccio creativo in conceiving, developing, producing, using and recycling materials, che possono appunto dare effettivamente forza e competitività alle imprese europee. Guardate poi dopo
Ford, il libro verde che cosa definisce? Definisce che sono focalizzati su prodotti tangibili e materiali. E questa è un'altra sfida che alcuni settori dovranno, alla quale dovranno rispondere. Cioè tutto ciò che ad oggi ci consente di sederci, ci consente di parlare, ci consente di visualizzare qualcosa, sembra che stia passando un po' in secondo piano, no? Come se tutto fosse ormai virtuale, tutto fosse comunque comunicazione, tutto fosse capacità appunto di reti, di web o altro. Ma gli strumenti che ci consentono di fare questo sono sempre oggetti materici, e questi oggetti materici vivono le sorti di questo forte appunto rinnovamento tecnologico, e maggior ragione creano i disastri maggiori. Non per niente le piattaforme RAE, la piattaforma del recupero appunto e di quelli che sono naturalmente i prodotti appunto dell'elettronica, fondamentalmente iniziano a essere delle bombe ambientali enormi. Quindi noi dobbiamo lavorare sia sulla bellezza di questi prodotti, sull'usabilità, ma anche sulla loro capacità di essere davvero loro stessi piattaforme di recupero. Cioè quello che accadeva prima con i vari computer fissi, che avevano una logica modulare, lo sapete benissimo, cioè io potevo andare a cambiare una scheda grafica, potevo andare a cambiare un processore, potevo in un case che magari mi durava per un po' di anni. Questo ormai viene superato perché adesso la logica ci riporta ad una dematerializzazione, una riduzione degli ingombri, una trasportabilità, una mobilità a spinta. Quindi, come potete vedere, All Industries May Be Considered Where the Outcome of Creativity è un prodotto che può essere naturalmente prodotto sia naturalmente per produzione di massa che per produzione di nicchia, quindi mass produced, o non so, francese, non so come si dice, comunque prodotti di nicchia. Quindi sostanzialmente questo è un altro input che vi do. Dimentichiamo che il nostro futuro, per quanto ci sarà un incremento della popolazione mondiale a 9 miliardi circa entro il, mi ricordo se 2030, 2050, poco importa, 2050, ok, perfetto, nel 2050, noi pugliesi, noi piccole realtà, possiamo anche vivere facendo piccole produzioni, produzioni di nicchia, e le produzioni di nicchia sono sempre quelle che hanno tecnologie spinte. Cioè, ci sono tanti esempi in Puglia di aziende che fanno pochi prodotti, pochi servizi, ma che hanno dei mercati assolutamente dedicati e che nessuno riesce a scalfire. Immaginiamo, dimentichiamo questa logica appunto della produzione industriale, delle migliaia di pezzi, perché comunque sono cose che poco a poco o si scontrano le multinazionali già strutturate, ma se uno vuole fare l'imprenditore, vuole fare impresa, deve partire con degli obiettivi delimitati, e questi obiettivi delimitati significa piccoli lotti, piccole produzioni, ma dove ho già condiviso con il mio possibile cliente quello che è il percorso da sviluppare. I benefit appunto per le creative industries, quindi sostanzialmente da queste collaborazioni. Quindi fondamentalmente ci sono naturalmente la possibilità di avere nuove funzionalità, appunto non traditional way, appunto per sviluppare comunque prodotti che hanno stretti appunto forti vantaggi competitivi. Nuovi modelli di business che penso appunto vi verranno trasferiti proprio nel pomeriggio, nella prosecuzione del laboratorio. E naturalmente quello che è l'approccio che vi invito a fare, che noi abbiamo sperimentato in un progetto. Ovvero, guardate un po' il secondo punto, boosted communication, in questa catena del valore, perché tutti abbiamo qualcosa da dire, tutti abbiamo qualcosa da valorizzare, per incrementare il potenziale dell'innovazione nei materiali, riducendo il gap tra material developer. Queste devono essere parole chiave che potete utilizzare in qualsiasi contesto, e utilizzatele nei vostri esami universitari, nelle vostre imprese o altro. Io ho bisogno di un material developer, ho bisogno di un designer, ho bisogno di appunto comunità creative, e ho bisogno appunto di chi produce e naturalmente distribuisce questi servizi. Dopo andremo a classificare tutti coloro che sono ad oggi importanti in questa catena del valore. Altri appunto bisogni in comune, quindi sostanzialmente deve esserci un'innovazione creativity driven, sostanzialmente io non posso più permettermi di fare sviluppo di materiali se non so quale di questi soggetti abbia già appunto o meno indirizzato lo sfruttamento di questo materiale. Naturalmente iniziare a sviluppare un percorso comune, un equal footing, e trovare un linguaggio comune che spesso appunto è mancato, e naturalmente comunque ridurre quello che è il cosiddetto time to market,
Perché se io riesco ad applicare in tempi brevi un materiale nel settore del fashion, se è una green skin, nel settore appunto dei giochi per bambini, se è derivante dal pannolino o altro, sicuramente riesco comunque ad avere delle capacità di riduzione del time to market fortissime. Altri praticamente aspetti sono quelli relativi a che cosa? E queste sono altre parole chiave. Necessità di aggiungere funzionalità ai materiali per incrementare il valore aggiunto. Che cosa significa? Appunto, per incrementare la competitività, appunto, e per rendere quello che vi dicevo prima, also make it more difficult to copy a product. Se io funzionalizzo un materiale, se io do a questo materiale una peculiarità in termini di utilizzo e di sfruttamento, sarà molto più difficile per gli altri andare naturalmente a replicare queste mie innovazioni. Guardate il Gore-Tex, guardate la differenza tra un prodotto che parte da un materiale tradizionale e un prodotto che invece parte da un materiale che è stato sviluppato e che ha delle potenzialità ancora forti. Il Gore-Tex, non so, saranno 20 anni che si utilizza e ancora oggi ci sono delle aziende che marchiano i propri giubbini, i propri jacket sostanzialmente con il marchio Gore-Tex. È un materiale che ha superato le mode, che ha superato i tempi e che ha dato appunto, grazie alle sue capacità di traspirazione, capacità di calore, quello che è, non lo so, appunto una forte connotazione a un materiale per l'abbigliamento. Anche chi sviluppa materiali deve lavorare in una logica di brand, di marchio, perché è fondamentale se è veramente un materiale che risponde in tal senso. Quindi, among the possible functionalities, quali sono le funzionalizzazioni? Mi piacerebbe chiederlo a voi, perché le funzionalizzazioni sono infinite e partono spesso dai bisogni dei consumatori. Però immaginate che le funzionalizzazioni sostanzialmente sono proprietà pratiche, emozionali, di reazione e di riduzione appunto energetica. Quindi queste sono quelle che l'Unione Europea ci consiglia, ma come diciamo classificazione, quindi proprietà pratiche, aspetti emozionali, aspetti di reattività appunto nei confronti dell'utente e naturalmente aspetti anche di tipo energetico, quindi la capacità di lavorare in simbiosi con un ambiente per ad esempio controllare appunto andare a termoregolare la temperatura corporea. Guardate un po' alcuni esempi, quali sono le practical properties? Sono sostanzialmente proprietà antibatteriche, proprietà anti-slipping, anticorrosione, waterproof. Su questo ci giocheremo le nostre frontiere, cioè i materiali che naturalmente hanno capacità antibatteriche, si sentono tantissimi casi di contaminazione, si sentono tantissimi casi di infezioni prese in ambito ospedaliero, si sentono tantissimi casi di materiali a rete urbano che dopo un po' devono essere comunque buttati perché non hanno delle capacità anticorrosione tali, waterproof, impermeabilizzazione, incremento della durabilità, settore costruzioni, settore appunto dei prodotti outdoor, eccetera, eccetera. Tutto questo non con trattamenti superficiali. L'obiettivo dei material developers è quello di rendere il materiale già di per sé, nella sua composizione, nella sua processabilità, un materiale che ha queste proprietà. Se io invece vado a verniciare, a trattare, a rifinire, ad aggiungere strati o altro, non sto facendo che un'operazione che possono fare tutti. Perché sostanzialmente io, per dare una valenza estetica o funzionale di protezione, lavoro su aggiungendo materiale, aggiungendo strati, che naturalmente poi vanno comunque a inficiare anche quella che è la qualità stessa del materiale. E questo lo si fa molto spesso per marketing e non tanto appunto per servizi o funzionalità aggiunte. Appunto, valori che possono essere trasmessi dai materiali, il secondo punto, che naturalmente possono creare e cioè, appunto dare forma appunto all'immagine della persona, dell'impresa o del brand, e poi lavorare su soluzioni creative per la combinazione di materiali o multimateriali appunto che possono incrementare questa capacità di innovazione. In questo modo appunto, utilizzando questi materiali, appunto la capacità di questi prodotti delle industrie creative potrebbe essere molto ma molto più lunga nel tempo. Altri discorsi relativi ai beni comuni, poi qui possiamo andare anche un po' più veloci, sostanzialmente quelle che sono le necessità in comune tra materiali avanzati e industrie creative riguarda appunto la capacità appunto di essere
organizzati in maniera sinergica. Quindi, da questo punto di vista, questo è uno stimolo che si lancia, e si lancia soprattutto a realtà che sono nate come Biodesart, ovvero mettere in comunicazione chi fa una materioteca, chi sviluppa un materiale, con chi lo deve applicare, perché noi non possiamo pensare di essere progettisti di materiali e designer al tempo stesso, lo possiamo per alcune applicazioni, ma per il resto dobbiamo essere bravi a vendere il nostro materiale o a vendere la nostra capacità di essere dei progettisti. Quindi, come potete vedere, ad oggi si sta andando molto appunto verso queste meeting, questi incontri dedicati, dove comunque c'è qualcuno che sfrutta attraverso un accordo, una licenza, quello che è l'utilizzo di questi materiali, di questa conoscenza, per incrementare appunto la catena del valore. Da questo punto di vista ci sono tante imprese che avrebbero bisogno, e ve lo garantisco, sono stanche, anche c'è una stanchezza, cioè se non innoviamo c'è stanchezza. E molte imprese che lavorano da anni gli stessi materiali ad oggi sono stanche e sanno che queste cose non potranno andare avanti nel lungo termine. Quindi, sostanzialmente, come vi dicevo prima, anche quella che è la capacità di integrare appunto i materiali dai laboratori nelle industrie, e quindi c'è la necessità appunto di stabilire industrie flessibili, appunto, e di ridurre appunto quelli che sono i colli di bottiglia delle nuove produzioni. Io devo progettare un'impresa anche partendo da un materiale, ci sono delle imprese che nascono sul materiale, e questo è un aspetto interessantissimo delle nuove appunto frontiere. Prima le imprese nascevano sul prodotto, che cosa c'è? Perché c'era bisogno di tutto, e dopo la seconda guerra mondiale dovevamo fare tutto, dovevamo ricostruirci una vita, dovevamo pensare a come comunicare, a come vivere, a come proteggerci, a che tetto darci e tutto il resto. Adesso invece dobbiamo cercare come rispondere appunto a determinate esigenze, a determinate comunque varie situazioni, e soprattutto, come vi dicevo, quindi ridurre l'upscaling delle production appunto di questi materiali verso lotti appunto small batches, quindi piccoli lotti. Pensiamo ai piccoli lotti, quindi non possiamo più permetterci imprese da 200.000 dipendenti, immaginiamo imprese flessibili, veloci, da 5 persone, da 10 persone, che lavorano nella produzione, distribuzione e applicazione di materiali possibilmente locali, riciclabili, ambientalmente ecocompatibili, eccetera, eccetera. Promuovere sustainable and responsible approaches per ridurre appunto il consumo e naturalmente i principi dell'economia circolare. Guardate un po' l'ultimo punto, che è quello che mi sta più a cuore, che è quello relativo a che cosa? Al riconoscere la ricchezza unica della cultura europea, della dimensione culturale europea, industriale, artistica, umanistica, dei sistemi appunto, gli ecosistemi finanziari, evidenziando il potenziale che solo l'Europa ha per vincere appunto questo contesto internazionale. Queste sono, a volte ci vuole anche un po' di autostima, e siccome non possiamo più pensare di affrontare queste sfide globali, ripeto, come lo dicevo prima, come italiani o peggio ancora, come questa logica regionalistica delle cose, bisogna puntare sul fatto che gli europei hanno ancora questo vantaggio derivante da una cultura, una capacità, una cultura di impresa, una capacità imprenditoriale, una capacità produttiva, ma una grande capacità di lavorare nelle industrie creative che è percepita a livello mondiale. E vi dicevo prima, no, quel discorso di industrie automobilistiche, è un caso secondo voi che Hyundai e Kia, che stanno diventando il terzo gruppo mondiale delle automobili, facciano il loro headquarter della progettazione in Germania? Perché c'è e siamo ancora attrattivi e possiamo ancora esserlo molto di più di quello che pensiamo, perché nonostante siano fior di cervelli che nascono in tutto il mondo, ci sono dinamiche, logiche, capacità in Europa che ancora vengono riconosciute come tali. E da dove possono partire queste intelligenze? Fino ad arrivare all'ultimo punto, quindi sostanzialmente bring support to these needs, quindi sostanzialmente come supportare questi bisogni in comune tra materiali avanzati e industrie creative all'interno appunto di quelli che sono negli scenari della ricerca europea. Quindi integrare il design appunto e la ricerca tecnologica e l'innovazione, quindi sostanzialmente avere un approccio design driven, sentirete spesso parlare di questo approccio design driven a nuovi prodotti e nuovi servizi, e poi sviluppare appunto e promuovere le piattaforme di supporto tra material development e innovation, coinvolgendo chi? Designer, scienziati, end user, ma anche i societal stakeholders, antropologi e tutti coloro appunto che possono appunto rendere ancora più virtuoso questo processo. E poi arriveremo appunto al funding model, che è quello che volevo presentarvi oggi.
sostanzialmente andare a sviluppare. Addirittura c'era un'idea di creare un material database appunto a livello europeo per poter comunque lavorare su materioteche europee riconosciute. E naturalmente poi andare a stimolare molto appunto il user-oriented model alla fine. La Commissione europea, proprio per agevolare queste piattaforme di comunicazione e di scambio, ha sviluppato questa Policy Learning Platform, quindi sostanzialmente una piattaforma dove possiamo condividere come approcciarci per poter fare innovazione nell'industria creativa attraverso i materiali avanzati. Quindi, quali sono i discorsi che si stanno fondamentalmente avviando? In diversi contesti, che in questo caso appunto sono quelle città che sono state identificate, Milano, Berlino, la Catalogna, Tampere in Finlandia e Nantes in Francia. Innovation voucher, c'è bisogno di voucher per l'innovazione, quindi sostanzialmente di voucher di piccola taglia, ma che diano il là appunto all'applicazione di un materiale in un determinato prodotto o servizio. Se io ho un materiale interessante, sviluppato da un'università, da un dipartimento, da un centro di ricerca, che giovani, talenti, capaci di individuare le potenzialità, appunto hanno bisogno di innovation voucher, quindi di piccoli finanziamenti per poter sviluppare delle campionature o dei prototipi, come dicevo prima, di tipo works like, possibilmente, o looks like, appunto in una fase preliminare. Sviluppare cluster di eccellenza, discorso cluster, quello che affrontavamo prima, accesso naturalmente al credito, demand driven innovation. L'innovazione anche nei materiali deve essere sempre comunque partire da una domanda. È difficile pensare, come è avvenuto prima, che sarà una top down. Io prima potevo riempire gli ipermercati di roba, adesso c'è il bisogno, la necessità di qualcosa. Non c'è più la possibilità o il pensare che tutto possa essere acquistato. Io acquisto l'essenziale, acquisto il necessario, acquisto quello che mi serve, e quello che mi serve me lo tengo bene o stretto. Perché comunque questa cultura appunto anche del rinnovamento dei prodotti o servizi è sempre meno appunto forte all'interno di contesti, soprattutto in contesti in crisi come il nostro. Perché i materiali per la creatività? Questo è un esempio interessante, sempre di questi studi fatti a livello comunitario. Perché è necessario un materiale per la creatività? Ci sono ancora materiali necessari per andare appunto per spostare un po' più in là quello che è la frontiera tecnologica prestazionale. Perché è voluto, c'è ancora un mercato che naturalmente magari lo richiede, o perché lo possiamo fondamentalmente. Quindi, guardate, queste sono alcune appunto delle possibilità, perché è necessario quali sono gli scenari, sostanzialmente la sostenibilità, la legislazione o la necessità appunto l'energy saving. Perché appunto è voluto, quindi sostanzialmente requested by client, quindi upcycling e solution, fino ad arrivare naturalmente alla because you can. Noi spesso ci confrontiamo con imprese, come vi dicevo prima, che sono stanche di utilizzare gli stessi materiali e fare gli stessi prodotti. Vengono a noi chiedendo delle idee. Ma che cosa potremmo fare? O come potrei cambiare questa cosa? O come posso, che materiali ci proponete? Quante volte accadono queste cose? E sono molto stimolanti, sono molto anche piacevoli, perché significa che le imprese hanno bisogno di essere supportate in questa cosa. E naturalmente lì bisogna vedere che tipo di risposte si riescono a dare, la scalabilità industriale, la capacità di processarle e tutto il resto. E naturalmente poi le nuove opportunità, spesso le imprese arrivano, soprattutto anche le imprese giovani naturalmente, che dicono guardate c'è questa opportunità di mercato, questo aggancio, questo contatto, o questa possibilità di applicazione, o questa appunto questa disponibilità di materie prime enorme. Ci sono ad esempio delle industrie, questo è un esempio di qualche giorno fa, che lavorano ad esempio nel settore della zincatura e che vengono disperate dicendo che io compro la calce per appunto assorbire i fumi di zincatura a 1 euro ad esempio e la devo smaltire a 3 euro ed è un costo esorbitante per me. Come possiamo applicarla in altri contesti invece di smaltirla a questi costi esorbitanti? Come posso riutilizzarla eccetera eccetera? Ci sono tantissime idee che ogni giorno passano e che naturalmente bisognerebbe essere anche bravi non solo a intercettarle, perché lo facciamo, lo fa l'università, lo fanno i centri di ricerca pubblici e privati, ma naturalmente bisognerà dare anche delle risposte nell'immediato a queste cose. Sostanzialmente alcune delle cose che suggerisce l'Unione Europea è come stimolare i nuovi materiali. Naturalmente le material libraries va bene, le competition. Cioè fondamentalmente io lancio un concorso per dire c'è questo materiale,
Voi, impresa, voi designer, voi progettisti, stimolatemi la sua applicazione, perché è difficile cercare di avere anche un quadro dell'applicabilità di queste cose. Naturalmente finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo e cosiddetti, questi sono strumenti molto americani, che l'Unione Europea a volte recepisce perché funzionano, perché negli Stati Uniti c'è molta più libertà di circolazione delle idee certe volte. Esistono i cosiddetti valorization day, quindi sostanzialmente dei giorni in cui ospito all'interno di queste strutture un gruppo selezionato di persone candidate che attraverso dei circuiti ben precisi valorizzano determinate invenzioni, materiali sviluppati o altro nel cassetto da anni. Quindi io prendo queste cose, guarda, questa cosa è interessantissima, però l'ho lasciata lì, è dal 2007, che però a me piaceva, era un progetto nel quale credevo. Magari chiamando queste persone si possono sviluppare e stimolare nuove idee. Fino ad arrivare, è quello che farò oggi pomeriggio, quando praticamente tra pochi minuti mi toccherà presentare la nostra divisione, appunto alla delegazione nazionale dell'Associazione per il Disegno Industriale, invitare gli imprenditori creativi a testare i materiali. Quindi anche diciamo togliersi quest'aura, diciamo, della vendita, dello sfruttamento, della licenza commerciale, eccetera, eccetera, per dire vieni, testalo e poi ne riparliamo. Quindi sviluppare un rapporto di fiducia abbattendo un po' di barriere. E anche questo è importante, perché poi le cose, da cosa appunto nasce cosa. Questo è il bando che noi consideriamo un bando assolutamente fondamentale nella storia, diciamo, della programmazione dei progetti di finanziamenti di ricerca e sviluppo, perché le industrie creative, come abbiamo detto prima, sono state citate. Ad oggi l'applicabilità della ricerca e dello sviluppo è stata tracciata attraverso questa prima call che è stata bandita appunto a maggio dell'anno scorso, Material Solution for Use in the Creative Industry Sector. Quindi sostanzialmente è una call che ha sancito l'ingresso del design in senso lato, della progettazione all'interno appunto di questo processo, di questo design discourse, che deve riguardare tutti, appunto chi sviluppa i materiali, chi sono i waste provider, chi sono i societal stakeholders, chi sono i ricercatori, chi sono i designer e chi sono i futuri consumatori. Ed è un processo di interazione che è tracciato all'interno della call. Voi mi dovete dimostrare, è stato richiesto all'interno di questo bando, come affrontate, organizzando il partenariato, tutto questo percorso. A me non interessa più che ci siano 10 centri di ricerca e università che collaborano tra di loro per fare un progetto, perché poi questo progetto potrebbe avere delle applicazioni industriali assolutamente ridotte rispetto al suo potenziale. Invece dovete coinvolgere nella compagine questo tipo di soggetti, ve lo dico io chi dovete coinvolgere. Quindi sostanzialmente appunto fare ingresso in settori culturali e creativi e quindi aprire l'industria all'uso maggiore del design e l'industria appunto manifatturiera. Guardate un po' una delle frasi chiave di questo bando, qual è? Un approccio innovativo, design driven, sostenibile nella concezione, nello sviluppo, nella produzione, nell'utilizzo e nel riciclaggio dei materiali, che può rafforzare la competitività, il successo delle industrie creative europee, aggiungendo valore ai prodotti e ai processi anche con fattori immateriali. Quindi anche i valori non tangibili, ma che naturalmente riguardano gli aspetti del perché è bello possedere un prodotto. Un prodotto ha degli aspetti emozionali che spesso noi, che ci portano a acquistarlo per primo, e sono appunto valori intangibili, ma che sono alla base di chi progetta, di chi è un buon designer. E quindi sostanzialmente, ok, questo cellulare funziona benissimo, ma mi piace, non per lo status, ma perché è un buon rapporto, perché il materiale mi dà una soddisfazione, perché il vetro nel touch ha una risposta particolare, mi emoziona dal punto di vista tattile, dal punto di vista dell'uso, eccetera, eccetera. Esatto, che tra l'altro stamattina mi sa che c'era anche un convegno qui a Lecce sulla semiotica e il design, esatto, bravissimo. Quindi in tutto ciò appunto le proposte devono riguardare lo sviluppo di soluzioni innovative di materiali e l'utilizzo appunto in questi settori nell'industria creativa. Quindi sostanzialmente guardate all'interno di questo bando, e mi ricollego sempre al tema del laboratorio, ottenuti da rifiuti sottoprodotti di processo per la produzione di nuovi materiali e di adottare approcci biomimetici. Quindi quello che fa Biodesart in una call del programma Horizon 2020,
per i 28 paesi dell'Unione è stato richiesto, sostanzialmente. Approccio sostenibile e responsabile, che deve caratterizzare tutto quello che naturalmente facciamo, e naturalmente poi è lo sviluppo di prototipi, che essendo un progetto di ricerca e sviluppo non devono essere utilizzati naturalmente per scopi commerciali. La partecipazione attiva dei designer, soggetti sociali, fornitori di materiali, produttori e utilizzatori finali dei prodotti rappresenta un valore aggiunto. Le prossime sfide saranno queste. Organizziamo la Puglia, organizziamo le nostre competenze, coinvolgendo preliminarmente questi soggetti. E poi andremo a vedere, chiudo poi con il funding model sostanzialmente. Questo è un aspetto interessante, ovvero il cosiddetto TRL, cioè la capacità appunto delle nostre idee di avere appunto una prontezza tecnologica e una capacità di essere commercializzata. Ogni volta che facciamo qualcosa, che ci presentiamo con un materiale, con un prototipo, con qualcosa, dovremmo definire da questa classificazione, con la classificazione europea TRL, il suo livello, il suo stadio di avanzamento. Che può essere un TRL1 se è proprio allo stadio preliminare, quindi appunto principi base osservati, fino ad arrivare alla TRL9, quindi sostanzialmente già provato in ambiente operativo. Quindi quando noi assegniamo uno di questi codici TRL, ci presentiamo ad un potenziale investitore dicendo: guardate che questa idea, che questo materiale, che il green skin, che il progetto Fater o altro è a TRL tale. Quindi è ad oggi un materiale che può essere processato, può essere trasformato, può essere stampato con queste tecnologie, lo abbiamo testato con queste, quindi TRL7, non lo abbiamo testato con questo, quindi TRL1, però fondamentalmente do al mio investitore uno scenario un po' meno critico del rischio di intervento utilizzando questo materiale. Ed è una cosa molto interessante, perché gli investitori, la prima cosa che dicono: oh, è bellissimo questo materiale, interessante questa applicazione, ma io ho questa macchina per stamparlo, ho questi processi in casa, ho queste macchine di taglio, avete già fatto questi studi, queste sperimentazioni, queste cose? Sì o no? Ok, dammelo, lo testo. No, siamo troppo lontani, mi spiace, non vedo un obiettivo di business nell'immediato. Quindi questo bando che vi dicevo prima, vabbè, è giusto qualche informazione, guardate un po' la taglia media, diciamo, si doveva girare intorno ai 4, tra i 4 e gli 8 milioni di euro per affrontare in maniera, diciamo, precisa l'utilizzo di appunto soluzioni di materiali avanzati nelle industrie creative, utilizzando quella partecipazione attiva di tutti quei soggetti nel partenariato. Questo è un esempio, l'esempio di chiusura di questo mio intervento, sperando non vi abbia annoiato abbastanza con questa mole di informazioni, che è relativa praticamente a come noi abbiamo strutturato un'idea. Noi l'abbiamo chiamato funding model perché era, diciamo, un exploitment di un progetto che abbiamo in corso e quello che vi ho fatto vedere prima, che è sostanzialmente anche acronimo di Functionalized Absorbent Hygiene Products Waste for Novel Products in the Creative Industry, sostanzialmente. Quindi funzionalizzare praticamente prodotti assorbenti per l'igiene persona attraverso appunto l'utilizzo di nuovi prodotti nelle industrie creative. Ed è tutto un percorso che nell'Università del Salento i vari dipartimenti appunto fanno benissimo e che dovremmo comunque continuare a fare. Un percorso che parte dall'individuazione. Immaginiamo sul territorio pugliese di un waste provider. Noi abbiamo adesso molte aziende di igiene urbana che a poco iniziano ad arrivare, a contattarci e a chiederci. Prima il problema delle discariche, dello smaltimento, del costo della tonnellata appunto per discarica non era un problema, tutti ci marciavano, le ecomafie, tutti ci guadagnavano. Adesso anche loro iniziano a capire che non sono più orizzonti così favorevoli e questo materiale in qualche modo, la materia prima seconda, bisogna dare appunto una seconda vita. Individuare nella prima, diciamo, area, che è quella dei waste provider, chi mi fornisce appunto questa materia prima seconda, il perché me la fornisce, il perché c'è tanta disponibilità, il perché io devo utilizzarla per determinati scopi. E deve essere tutto un processo che qui si legge poco, ma che è sostanzialmente un processo appunto l'equity goal, quindi un approccio di avvio del business, iniziando a capire le fonti di volume, il prime prospect e il design target, dove e a chi posso appunto andare a indirizzare questa mole di quantità e appunto di materiali disponibili. Da qui inizio a sviluppare le benefit areas, sostanzialmente, che in questo caso erano i bambini, erano gli anziani ed erano le donne. Perché?
perché c'è un percorso intelligente. Come dicevo prima, non facciamo mai le cose tanto per. Anche individuare un segmento di appunto contestualizzazione del nostro intervento è alla base del successo. L'invecchiamento è una delle cose che riguarderà l'Unione Europea. Tutti fanno prodotti per anziani o per bambini, perché sono delle classi, appunto, delle categorie, dei segmenti di mercato dove tutti sono interessati a investire un po' di più. Le famiglie spendono tantissimi soldi, forse nell'ultimo periodo soprattutto anche sugli animali domestici, ecco, anziani, animali domestici e bambini, diciamo così. Quindi questi sono tre settori dove ancora si spende. E quindi se si spende, io posso naturalmente riutilizzare all'interno di un progetto che riguardava pannolini, riguardava naturalmente altre cose, questo tipo di applicazioni. I designer sono al centro di tutto, perché i designer devono far interagire l'industria con i societal stakeholders, e questo è stato molto apprezzato a livello di approccio, di diagramma, di flussi, appunto, che è all'interno di un progetto. Perché io, se non riesco a rendere tangibile la mia innovazione e non riesco comunque a trasferire bisogno latente o espresso del societal stakeholders, le associazioni di categoria, le associazioni di consumatori, le associazioni per i diritti dei bambini, le associazioni delle residenze assistite autonome, le associazioni di quelle che è, per chi deve fare il prodotto, non avrò centrato bene il mio obiettivo. Parallelamente, i material developers sostanzialmente devono trasferire subito in che modo questi materiali possono naturalmente essere appunto processati e quindi che tipo di applicazioni industriali possono avere. Ecco perché si parla di problem needs che partono dal basso e invece si parla di new technological inputs che partono dall'alto. Nascono quindi le new design opportunities e le new user opportunities che sono al centro del diagramma, appunto del campo giallo. Da qui si sviluppano dei concept etici o degli advanced materials che hanno già uno strong user orientation. In tutto ciò avremo sviluppato nuovi valori condivisi, nuovi significati. Alla base del successo dei prodotti attuali c'è la capacità di avere nuovi significati. Il nuovo significato può riguardare gli aspetti emozionali, lo status, il fatto che utilizzo un prodotto rispetto a un altro, che mi identifico in un prodotto rispetto ad un altro, e naturalmente nuovi linguaggi, come questo prodotto comunica, interagisce, come il materiale interagisce, come la sua funzionalizzazione interagisce. Se io sviluppo un deambulatore domestico che nel suo materiale ha appunto delle proprietà fotoluminescenti e che non mi dà che durante la notte io riesco a prenderlo per andare in bagno, non ho più bisogno di integrare una lampadina LED che si deve accendere, sensorizzata, eccetera, eccetera. E quindi ho fatto innovazione intrinseca nel materiale, l'ho processata e l'ho sviluppata in un prodotto strong user orientation. Fino ad arrivare naturalmente a quelli che sono i producer. Prima erano i produttori alla base di tutto, che individuavano il bisogno, che facevano marketing, che individuavano il mercato, che chiamavano il ricercatore, che chiamavano l'ingegnere per sviluppare il processo. Adesso invece è un percorso che si sta evolvendo e che sta cambiando. I consumatori, che sono poi a diretto contatto naturalmente e chiudono appunto come end user tutto questo percorso. Funny è anche un modello divertente, perché è un modello molto partecipato, molto condiviso, ed è alla base comunque di quello che è un percorso dove o sei grande impresa e hai delle capacità, delle forze tali da poter continuare ad imporre, e ne sono abbastanza dubbioso, dei modelli di consumo e di produzione, oppure inverti e parti con un processo dal basso per stabilire come una regione come la Puglia, che ha tutti questi elementi per poter fare appunto un modello interessante, può sviluppare e dire la sua nell'applicazione di materiali avanzati provenienti da materie prima, seconda o da studi appunto particolari per sviluppare nuovi prodotti. Bene, io vi ringrazio, se ci sono domande sono a disposizione, i miei contatti poi verranno dati appunto da Mariangela Stoppa, quindi per qualsiasi informazione sono a disposizione.